Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Facciamo questo meraviglioso pane. E vedete, ho preparato la farina, che è una farina di tipo 1 macinata a pietra. Io sto usando la Petra, ma potete usare anche un'altra marca, quello che volete, purché sia macinata a pietra e di tipo 1. Bene, per prima cosa faccio un'autolisi. Bagno bene tutta la farina con una buona parte di acqua. E poi lascio riposare, copro con un telo per minimo 30 minuti, però potrebbe stare anche 40-45 minuti, anche un'ora se vogliamo, Quindi ecco, una volta bagnato per benino, la copro e la lascio. Ok, passato il tempo, metto la bilancia sotto perché il Licoli lo voglio pesare. Ecco qua, ne metterò 70 grammi. Metto altra acqua. Con l'acqua naturalmente, io lo dico sempre, vi regolate perché non tutte le farine trattengono l'acqua allo stesso modo. Quindi io ne metto 3,80, alla fine ne ho messa 3,80. Dopo aver impastato per benino, cambio contenitore, eccolo qua, ci ho messo un po' d'olio ed ora farò due giri di pieghe con un intervallo di 30 minuti all'incirca. Bene, e qui siamo alla mattina, al mattino dopo. Io ho fatto questo il passaggio in frigo di notte. Ho tirato fuori stamattina per farlo acclimatare, è stato un'ora, un'ora e mezza anche. E poi procedo in questo modo. Farò due giri di pieghe, le classiche pieghe a tre. Quindi allargo così. Vi faccio vedere soltanto questo giro e poi tra un giro e l'altro si copre con la ciotola, come già sapete, e si aspetta 30 minuti, 30 minuti minimo, 30-40 minuti, si lascia rilassare. Dopodiché possiamo passare alla formatura del filone. Ok, passato il tempo, allargo l'impasto. Io amo di più i filoni, dico la verità, ve ne sarete anche accorti, delle pagnotte. In famiglia amiamo più il pane un pochino sfilato, quindi farò un filone, ma se volete procedete per la formatura della pagnotta. Sul canale ci sono video di pagnotte o soltanto di formatura. Quindi potete andare a cercarle e vederle. Allora, piego per benino, devo cercare di fare attenzione di chiudere, appiccicare bene perché altrimenti poi rimarranno dei vuoti, dei buchi anomali che non sono gli alveoli normali. Quindi l'ho allungato per benino, l'ho fatto un pochettino più stretto e lungo. Non entra nel cestino, quindi l'ho messo in una teglia con i bordi alti, così si tiene. E lo stringo, lo copro bene con un telo e ci ho messo il cestino per tenerlo dall'altra parte. Allora, ecco qui il filone ben lievitato. L'ho tenuto ancora dalle 3 alle 4 ore a temperatura ambiente questa volta, però se volete, se avete bisogno, potete anche fare un passaggio in frigo. L'ho tenuto a temperatura ambiente perché la temperatura è molto rigida, quindi in casa non fa caldissimo, la mattina non accendo i termosifoni, non li accendo.
E quindi a temperatura ambiente sta bene. Diverso è se fosse d'estate, quindi poi ci regoliamo anche in base a quando facciamo questo pane. Faccio dei tagli veloci, ho portato il forno a temperatura 250 e vado ad infornare con il solito metodo mio, faccio scivolare con la pala dentro il vassoio, diciamo, del forno, che è già ben caldo. Ecco qua, 250 per 45 minuti a scalare come al solito, come sapete, dopo 20 minuti, 230, poi 220, 200 e a spiffero. Se possibile, gli ultimi 10 minuti. Eccolo qua, vedete come è venuto bene? Ho messo tutte le sequenze della cottura. Ed ora lo faccio raffreddare naturalmente prima di tagliarlo. Lo metto su una gratella oppure meglio in piedi. Adesso vi faccio vedere. Eccolo qua, in piedi così. Così si asciuga per benino. Sì, lo so, il pane è buonissimo anche caldo, però poi dentro rimane umido se non si asciuga bene. Quindi lo faccio riposare almeno un'ora, deve stare almeno un'ora. E una volta freddo, taglio. Eccolo qua. Oh, vedete quei buchini leggermente più grandi? È perché non ho stretto bene. È quello il motivo di stringere bene quando si fa la formatura. Vedete, sono andata un pochino, si nota qualche buco che non è, che è un pochino, diverso dagli alveoli. Bene, amici, direi che il pane è meraviglioso, no? È veramente bello. Oggi è domenica e ci voleva, un buon pane. Vi ringrazio della visione, se il video vi è piaciuto condividetelo e lasciate un like. Un ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!